Sehr geehrte Damen und Herren, Signore e signori, ora vi presento il dottor Rüdiger Rogol. Herr Rogol ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Dottore specializzato in neurologia e psichiatria ed è psicoterapeuta. E in Europa è il numero uno nell'ambito dell'analisi transazionale. Bert Hellinger e il dottor Rogol si sono incontrati già 40 anni fa. Dopo la sua formazione in analisi transazionale negli Stati Uniti, allora Bert Hellinger ha continuato a studiare con il dottor Rogol. Da allora esiste un legame rispettoso ed amicale e amorevole fra i due. Il tema del suo intervento odierno è questo. Il passaggio dalla psicologia intellettuale alla psicologia spirituale transpersonale, dalla limitata psicologia dell'io ad una ampia scienza della guarigione dell'anima. E questo, o qui per meglio dire, si evidenzia anche il legame con le costellazioni familiari. A voi il dottor Rüdiger Rogol. Sono molto commosso da questa presentazione, non sono io ad averla scritta, di chiunque sia, grazie. Ma intanto io chiedo a tutti di... Dopo tutto quello che abbiamo vissuto qui, la domanda che si pone è: e che cosa dire ancora? Allora io passo alla stampa digitale del campo transpersonale. Questo termine proviene da Ken Wilber, che allora, diciamo, nell'era digitale l'aveva scritto in maniera molto chiara per me. Dove appunto lui descrive che personale è tutto quello che noi facciamo nel quotidiano, giorno per giorno, e cioè il pensare, l'agire, e prendere decisioni. Decisioni appunto su giusto e sbagliato e tutte queste cose. E poi lui aggiunge: beh, non è che nasciamo così, ma c'è invece qualcosa anche prima di tutto questo. E tutto questo lui lo chiama pre-personale ed è essenzialmente identico a quello che noi chiamiamo pensiero primario. Cioè quello che appartiene all'infanzia, non infantile, ma quello che ha a che fare con l'infanzia. E l'altro invece, l'altra parte è il transpersonale, e questo trans mi interessa in particolare.
in tedesco il termine jenseits von, in italiano possiamo dire al di là di in inglese beyond, e questo trans è appunto un prefisso internazionale anche. Quindi in questo spazio transpersonale c'è tutto quello che noi cerchiamo di definire con termini diversi. Cioè, sentite che sono molto cauto, perché non è che ci sia una definizione univoca. Qui a questo campo appartengono termini come la spiritualità, oppure il sé superiore, Dio, e come volete chiamarli. Quello che è particolarmente caratteristico per questo campo è la percezione nel qui e ora con piena consapevolezza, nel qui e nell'ora. E in particolare la dissoluzione delle polarità, l'annullamento delle polarità, cioè il luogo in cui non c'è più giusto né sbagliato. Questa era la, quello che possiamo chiamare la outline. È molto facile spiegare, soprattutto per bambini, e utilizzando angeli. Chi vede angeli concretamente si trova a livello prepersonale. Chi si trova in ambito personale discute degli angeli, cioè quali sono le gerarchie, se, come sono vestiti, se hanno 2, 6, 8 ali. E a livello transpersonale e la nostra esperienza si limita alla percezione dell'energia, e nella maggior parte siamo noi stessi. Quando io avevo concluso i miei studi di medicina, la mia formazione, ho studiato ancora psicologia digitale. E io pensavo di conoscere tutto l'uomo, tutto l'essere umano, e cioè il corpo e questa cosa qua sopra, la mente. Ma ho visto molto rapidamente che mancava qualcosa e non sapevo che cosa fosse. Quando alcuni dei migliori discepoli
hanno fatto un pellegrinaggio in India e sono poi ritornati con vestiti di color rosa. Ecco che sapevo, ne avevo la certezza, c'era cioè qualcosa che mancava. Allora ho incominciato a darmi da fare, a chiedermi che cosa può essere e dove posso trovare qualcosa. La prima cosa, naturalmente, erano i sogni, naturalmente e ovviamente. Come la via maestra verso il subconscio. E io continuo ancora oggi ad amare i lavori con i sogni. Poi in Immanuel Kant ho letto la totalità dell'uomo non è descrivibile con i nostri cinque sensi. Ma quello che poi lui spiegava non ero in grado di comprenderlo, di capirlo. Ho poi trovato qualcosa di molto affascinante nel comportamento degli uccelli, dei pesci, quando erano in grandi gruppi. Nei periodi di migrazione appunto di questi animali, cioè il comportamento in sciame, in branco, in stormo, ed è affascinante come tutti insieme improvvisamente seguono lo stesso movimento quando sono in sciame, in stormo, in branco, i pesci. E io allora ho sentito parlare di Rupert Sheldrake, che faceva appunto ricerche su questo tema. E ho sentito anche che 90 anni fa circa, dei biologi avevano partorito questo termine dei campi morfogenetici, che era un termine non particolarmente chiaro e finora non è ancora molto chiaro quello che succede in questi casi, ma ha un effetto. E qui siamo già nell'ambito transempirico. Non c'è ancora un vero e risultati empirici su questo. Un altro campo, un altro settore erano le fiabe e i miti. E questi continuo ad amarli, tuttora. Purtroppo la parola fiaba o favola spesso ha una connotazione negativa. Cioè della serie, non raccontarmi delle favole. E questo è negativo, ad esempio, appunto. In inglese, in inglese, appunto, si dice questo mito, no? È un peccato, perché questi costituiscono un alveo. Und widerfahrnisse, it's the same word. And
in cui i modi di essere umani e gli eventi, appunto, le esperienze, appunto, umane possono trovare la loro collocazione in questo alveo in una maniera affascinante e comprensibile anche per i bambini, per bambini piccoli. Togliendo l'illusione della fiaba, ce lo sappiamo che le fiabe finiscono, terminano con l'illusione. Mentre delle storie, le relazioni molto spesso incominciano con illusioni, nel già pluricitato, nella pluricitata fiaba della Bella Addormentata nel Bosco, vediamo che i problemi incominciano con l'esclusione della tredicesima fata. Ma perché è rimasta esclusa o è stata esclusa? Beh, perché la regina, e cioè la madre, non trovava lo stupido piatto. Beh, questo ovviamente è il pretesto. Abbiamo sentito da Bert quello che diceva realmente, muori. Oppure che questa storia attiva, appunto, Rumpelstiltskin, dove c'è molta azione, succedono tante cose. Questa è la fiaba del bambino o della bambina data via, oppure dei miti. Iocasta, appunto, sì, è impiccata, ma non perché aveva sposato il suo figlio Edipo, invece perché aveva dato via suo figlio. Oppure l'amata e la tanto auspicata armonia. La figlia stupenda, Armonia, naturalmente, era la figlia, appunto, della dea dell'amore, Afrodite. E ovviamente, ma il padre chi era? Il dio della guerra, Ares. Marte. E questa è Armonia. E si aggiunge, Ares, Marte, non era il marito. Quindi lei era figlia di un cosiddetto affare amoroso. Beh, si potrebbe continuare a raccontare parecchio ancora di queste storie dell'analisi transazionale. C'è solo una tecnica con cui, appunto, il piano della vita inconsapevole può essere trovato con queste storie, cioè l'analisi del copione.
E allora noi cerchiamo la storia preferita. Della nostra infanzia e una del presente. E troviamo nella maggior parte dei casi una o più frasi comuni. Frasi cioè che valgono o che si applicano a entrambe le storie. E per questa ragione un giovane, ad esempio, aveva Cassandra e Biancaneve, e la frase d'unione era: una donna di alto lignaggio va via di casa. E questo è improbabile che questa frase si riferisca all'uomo. E questo era la teoria originaria. E io intuitivamente, appunto, mi chiedevo: chi è questo? All'inizio non sapevo niente, e nella maggior parte, appunto, dell'analisi degli script funziona esattamente così, ma improvvisamente era come scosso, come elettrizzato. Cioè, la stessa sera fece una chiamata, una telefonata a casa, e rispose sua madre e disse: io ti do il padre, ti passo il padre. E questo padre arrivò, respiro pesante, e disse: beh, adesso te lo devo dire. Molto prima di aver sposato tua madre, ho già avuto una figlia quindi fuori dal matrimonio, che però ho dato via. Per risparmiarle il pubblico ludibrio. E il paziente non ne poteva sapere assolutamente nulla, perché non se n'era mai, ma già mai parlato, e questo era evidente. E poi successero altre cose, si fece dare l'indirizzo e andò da questa ragazza, e a questo punto era successa un'altra cosa interessante. Lei lo salutò con le parole, ti sto aspettando da tanto tempo. Ma lui non ne sapeva nulla. Cioè, questo grida praticamente e richiama le costellazioni familiari, ma allora le costellazioni non c'erano ancora. Allora io lavoravo, appunto, nell'analisi transazionale e lavoravo con un certo Bert Hellinger. E io gli chiesi che cosa ne pensava. E lui mise su quel suo sorriso, quel suo
gradevole sorriso che amo tantissimo, da 40 anni, e disse: sì, und das werde ich jetzt verfolgen und ich werde es Familien aufstellen. Io ho scoperto qualcosa a riguardo e questa cosa adesso l'approfondirò e lo chiamerò costellazioni familiari. Regelmäßig zu seinen Seminaren. E se vuoi, guarda anche tu. E allora, negli anni Ottanta, regolarmente appunto andavo dai suoi seminari, che avvenivano qui ad Einring, tre stazioni di distanza da qui, tre paesini più in là. Quindi nell'auspicio di trovarvi qualcosa, e appunto quello che poteva essere mancante. Ma ancora una volta non riuscivo a capire molto. Ma quello che mi affascinava, le regole che lui aveva sviluppato. I protagonisti rimangono sempre in piedi. Non entrano in contatto con gli altri. E ne cambiano qualcuno, cambiano solo loro stessi. E si parla il meno possibile. Io trovavo questa cosa veramente fantastica. E perciò per me era così, era un alleggerimento quando tu, cara Sophie, recentemente qui hai mostrato appunto alcune posizioni che sono di poco aiuto per le costellazioni. Addirittura arrivavi a dire appunto che dovevano essere sostituiti. E grazie di questo. Perché questa è l'antichissima scuola Hellinger, che io continuo ad amare. E anche come voi, abbastanza spesso fate questo segno di silenzio, cioè non invitate a non parlare. E poi venne una delle sue famose frasi, le famose frasi di Bert. Devi aspettare. Sì. Io sono comunque molto lento. E allora ho dovuto aspettare tanto. Più o meno 10 anni. Ma ho potuto imparare molto. Allora, dopo tutto, avvenne rapidamente. Mia moglie morì. Ritornando da un corso. E io la ricevetti 3 giorni dopo,
Als ich mich über diesen steinharten und eiskalten Körper beugte, quando era ormai nella bara fuori dal frigo, schlug mir ein heißer Punkt entgegen. E quando io mi inchinai di fronte a questo corpo congelato, surgelato anche, rigido, mi venne incontro un punto caldo, bollente, che venne dal suo petto. Per me heißt das, du bist nicht tot. Ed ero ancora più confuso. Denn wie kann ein heiß, wirklich ein heißer Punkt? Per me questo significa che lei non è morta, perché com'è possibile che un punto caldo, bollente anzi, come può partire appunto da questo corpo freddo, surgelato? Questo nessuno è riuscito a spiegarmelo fino ad oggi. Naturalmente a livello fisico, cioè come inumare questa donna. E sapete appunto dai livelli appunto del superamento del dolore che il primo livello di questo è quello della negazione. E quindi anche per me non era morta, non era defunta. Questo è l'elaborazione del lutto. E io ho avuto appunto un prolungamento della presenza della sua bara nella camera mortuaria. E io cercavo appunto spiegazioni, cercavo di capire che cosa stesse succedendo. L'unica cosa che trovai era il mesmerismo. Un Hans Mesmer, nella filosofia naturale appunto nel primo XIX secolo, Sehen mit der Herzgrube, ha sviluppato un metodo che lui chiamò vedere con la fossa cardiaca. Questo è il termine che lui utilizzò. In questa fossa cardiaca, appunto, il magnetismo veniva trasmesso con le mani, con l'imposizione delle mani. E questo molto spesso conduceva a guarire i pazienti. E sì, quest'uomo, insomma, ebbe un grande successo con questo. Cioè in passato io come medico, come scienziato appunto ci avrei riso sopra. Ora invece trovai appunto la consolazione, il conforto in quello che è stato tramandato a livello spirituale dal passato, appunto queste fonti ci dicono che lo spirito non è né in cielo né per terra, ma è nel cuore. E il cuore è da sempre il punto
in cui il cielo e la terra diventano tutt'uno e si incontrano, mettendo, come dire, a terra il cielo e la terra sollevata ed elevata. Il solo cielo e la sola terra non possono cogliere lo spirito. Solo l'unità dei due nel cuore conduce alla porta che conducono oltre il dolore e la morte. Porta, appunto, che permette di andare oltre, che permette di superare il lutto, il dolore, la morte. Noi, o in noi, ci sono due tipi di natura, ma una legge vale per entrambe le nature e conduce solo attraverso la morte e la sofferenza, e la via verso la sofferenza, la via verso la vera gioia. È quello che io sospettavo da anni. Da quest'ultimo messaggio di mia moglie ne ebbi la certezza. Le donne hanno un cuore più grande dal punto di vista della medicina. C'è un altro aspetto: il cuore è l'unico organo in cui non si formano tumori. Ma le cose continuarono. Quando, durante la veglia funebre, con lei, hörte ich plötzlich und gleichzeitig das Scherzo, dove veramente piangevo a dirotto e tutto il mio corpo, tutto il mio corpo sentivo dolore per questo lutto. Improvvisamente e contemporaneamente sentivo in alto sopra di me lo scherzo della patetica. Lo scherzo, questa musica, lo scherzo della patetica. E lassù in alto tutto si schiarì, mentre io ero seduto al buio. E non c'erano lampade o qualcosa che illuminavano. E in quel momento io pensai di diventare pazzo, perché di tutto questo allora io non compresi nulla, anzi non sapevo nulla, non conoscevo nulla. Io vidi che i miei collegamenti con la psicologia intellettuale, cioè con tutto quello che io avevo studiato e imparato,
Ecco, il collegamento si era interrotto. Cioè, nulla fu d'aiuto. Poi appunto c'erano i cosiddetti buoni amici che qui vennero a salutarmi e a portarmi le condoglianze e da lì mi rimasero pochissimi veri amici. E con questi io rimasi in corrispondenza. E sulle nostre esperienze per sapere di più con loro delle certezze interiori, invece di avere delle conoscenze garantite, e cioè eventi al di là della della psicologia intellettuale. Fra questi amici, allora, ci fu anche Bert, che mi aveva invitato a casa sua. E questo era anche un grosso rischio per lui, perché era veramente fuori di testa. E con lui io ho potuto essere com'ero. Durch mein plötzliches katapultiert werden in diesen transpersonalen. E allora abbiamo ascoltato musica per ore e ore. Soprattutto Wagner. E ci siamo scambiati. Ed era meraviglioso. Das englische Wort spiritual emergency verdeutlicht das. E io non c'era più bisogno appunto che io chiedessi, ma questa gioia come si sposa con il lutto? Entrambe le cose erano presenti insieme, e questa amicizia, questo servizio all'amicizia, caro Bert, io non lo dimentico mai. Con questo mio improvviso essere catapultato in questo spazio transpersonale, zur Erweiterung der Gesamtlebensperspektive. Io mi sono trovato in una cosiddetta crisi spirituale. Beh, un nome ci vuole, no? La parola in inglese, appunto, spiritual emergency, lo chiarisce, no? Emergenza spirituale in inglese, perché emergere, appunto, il verbo emergere significa significa venire fuori, venire a galla, uscire, e cioè c'è qualcosa che emerge, appunto, che viene fuori dal subconscio e vuole prendere posto per allargare la prospettiva di vita in toto. Ecco, nell'inconscio non ci sono solo tutti questi demoni terrificanti, ma ci sono molte cose che sono d'aiuto.
che, come ci dice in particolare Carl Gustav Jung, Jung che ci dice appunto che ogni crisi dopo il quarantesimo anno di età è una crisi spirituale. Questo è quello che ci dice io, Carl Gustav Jung. Quindi psicologia, psicoterapia transpersonale, o meglio dire ancora spiritualità. E l'altra esperienza e l'altra percezione della realtà. Noi vediamo il nostro ambiente circostante come se fosse normale, ma tutto, per così dire, è sacralizzato. Noi vediamo il mondo non più come mondo materiale, ma la vediamo come qualcosa che è frutto di energia cosmica. E questa energia cosmica la viviamo nel lavoro, e l'ambiente appunto che ci circonda è, per così dire, divinizzato. Cioè nulla è cambiato fondamentalmente, ma noi sentiamo questa dimensione cosmica attorno a noi. Grazie. Come quell'uomo che controvoglia spacca la legna e porta l'acqua. Ma che a un certo punto ne ebbe abbastanza. E perciò va da un maestro, quest'uomo, che pratica appunto la disciplina e tolleranza, e medita e studia i libri sacri fino ad esaurimento, e fece esperienze curiose. Oggi è tornato di nuovo a spaccare la legna e è tornato a andare a prendere acqua, ma lo fa con gioia. Avere una profonda esperienza transpersonale è la maggiore forza nella psiche umana. È più forte ancora della sessualità. I mistici come il maestro Eckhart non credono nelle costruzioni speculative di Dio, né credono nei calcoli fideistici della teologia scolastica classica.
ma solo all'esperienza, credono solo all'esperienza. Credono a questa esperienza del fondo senza fondo, proveniente dalla profondità dell'anima. In Platone la psiche umana è più profonda di ogni coscienza e incontra la profondità del cosmo, incontra cioè, e questo, tutto questo ha già 2500 anni, incontra cioè, dicevamo, l'anima mundi, l'anima del mondo di origine divina, e non si tratta di una divinità madre o di una divinità padre che condanna e punisce o premia in maniera polarizzante, ma la libera realtà di tutto quello che è. Fino a quando rimaniamo attaccati ai dualismi del chiaro e scuro, del bene o del male, del giusto e sbagliato, della gioia e del dolore, siamo esclusi da questa unità non duale di tutto il creato, dell'universo, ancora in Carl Gustav Jung, questo grande psichiatra, il vissuto del se stesso paradossale è una sconfitta dell'io. E questa enorme difficoltà di questa esperienza sta nel fatto che il sé può essere distinto solo a livello terminologico da quello che da sempre è chiamato Dio. La teoria perturba l'esperienza pratica, accanto a quello che viene percepito, accanto all'esperienza quindi, quello che è pensato solo pare pallido. Quello che l'anima è dal punto di vista scientifico, appunto, nessuno lo sa fino ad ora, ma la maggior parte di noi conoscono un'esperienza in essa se guardiamo senza pregiudizi e se ascoltiamo pare oder zu glauben or following any kind of
eine religiöse, spirituelle Erfahrung machen. Can make a spiritual and religious experience. Und dies bringt mir sembra, o ci sembra, di avere un'anima personale che è appunto determinato dal nostro io, dal nostro ego. Ma si tratta invece della grande anima. La grande anima che include il nostro ego. In essa ogni uomo e ogni donna indipendentemente dalla sua appartenenza a qualche religione o della fede, può fare un'esperienza religiosa, spirituale. E questo fa sì che io mi renda conto che la mia presenza dipende da forze che io non comprendo. Rimangono misteriosi. E perciò io assumo un atteggiamento di rispetto, di umiltà, e di reverenza. E in questo modo io guarisco al di là di quello che viene imparato. Ma questo non può essere voluto, no, questo non può essere frutto della volontà o del fare, ma questo lo si subisce nella maggior parte dei casi in maniera non preparata. E quello che sentiamo ora, e in questo momento ad esempio, è un silenzio che nutre e che guarisce. E per me questo è così affascinante, che in una sala così grande, così, con così tante persone, provenienti da così tanti paesi, sono capaci e sono in grado di creare questa pace, questo silenzio. Se una parte di questo, se fossimo in grado di portarle fuori questo mondo irrequieto. Io, concludendo, vorrei dare una raccomandazione. Quello che io descritto non è nulla di particolare, ognuno lo vivrà prima o poi, se non l'hanno già vissuto. Io naturalmente non vi auguro di dover pagare questo prezzo alto, ma comunque costerà qualcosa, chiederà il suo prezzo. Oggi naturalmente sono molte le cose descritte che sono a vostra disposizione, perciò non avrete necessità di incontrare cose simili in maniera inconsapevole, come è capitato a me. E la raccomandazione: non assumete mai droghe, psicodroghe. Ecco, vedete, non mi viene nemmeno in mente il nome di ciò di cui io mi occupo da qualche decennio. Io penso naturalmente ai psicofarmaci,
evitate di assumere psicofarmaci. Molti dei miei colleghi che allora volevano il meglio per me, avevano le migliori intenzioni, mi hanno offerto quelle cose. Anzi, mi hanno quasi spinto, mi volevano forzare a prendere psicofarmaci. Con ogni evidenza, con la mia follia non erano in grado di gestirla. Ed è spesso così che vengono somministrati psicofarmaci da qualcuno che non è in grado di gestire le peculiarità di qualcuno. Se assumessero i psicofarmaci, eviterebbero di fare la più grande esperienza dei miei vicini che hanno vissuto cose simili, appunto, hanno usato psicofarmaci e alla fine mi dicevano: non ho notato nulla, e non sanno würden sie diese psychopharmaka nehmen. Sie würden sich um ihr größtes Erlebnis bis dahin bringen. Ihr größtes. Rob yourself of one of your greatest experiences ever. Von meinen Nachbarn damals und so, die Ähnliches erlebt haben, die haben das Zeug geschluckt. Back then, some neighbors of mine, they had taken this stuff. Und die sagten hinterher, and they later on said to me, ich habe gar nichts gemerkt. I didn't notice a thing. Und sie wissen nicht, and they are not aware, welche große Erfahrung quale sie gebracht haben. Grande esperienza hanno omesso di fare. Beh, naturalmente droghe vere, droghe pesanti. Io sempre raccomando di evitarle, perché vedo molti giovani, molte persone giovani qui, e quando si attraversa una crisi di questo tipo e se si assumono droghe pesanti o anche le moderne droghe sintetiche, per noi medici molto spesso è difficile riportarvi nella realtà. E questo è una cosa che viene taciuta spesso pubblicamente, cioè non se ne parla. Quindi io vorrei chiudere dicendovi, voglio leggervi una poesia. Una poesia di qualcuno che io non conosco. E talvolta si compie la misura diventa colma. Un battito d'ali sfiora lo spazio. Farfalla, colomba o angelo. E improvvisamente tutti sorridono. E il tempo si annida nel mio respiro. E improvvisamente so che questa misura ha a che fare con amore.
ma non chiedetemi come. Io vi ringrazio del vostro silenzio. E grazie ai traduttori. All right.